Inaugurata domenica mattina la nuova sede della Guardia Medica a Buonvicino, un investimento di 50.000 euro per la giunta guidata da Giuseppe Greco, che ha ritenuto fondamentale spostare il presidio di continuità in una zona più centrale del paese. La sobria cerimonia di inaugurazione è stata preceduta da un breve dialogo con i cittadini, dove si è però registrata l'assenza dei rappresentanti dell'ASP e del distretto sanitario. La struttura al servizio dei cittadini consentirà non soltanto l'assistenza e la possibilità delle prescrizioni mediche, ma anche le prenotazioni per le visite specialistiche, evitando l'isolamento a cui i paesi montani sono spesso relegati. Devo esprimere, anche se oggi è una giornata importantissima per noi, però un pizzico di amarezza. Un pizzico di amarezza perché, come ben avete potuto vedere, alcune suppellette sono vecchie. E questo mi sento il dovere di dire che non ricade sul direttore generale o sugli organi di vertici dell'ASL. Sicuramente però su quei dirigenti e funzionari che hanno talmente sottovalutato la cosa e che alla fine il risultato è che ci troviamo con alcune cose importantissime, tipo il frigo. Sarà una banalità che lo dico, ma è un qualcosa di importantissimo per la conservazione di alcuni farmaci. Noi abbiamo un frigo che avrà 10 anni. Un provvedimento nella continuità dell'attività amministrativa che volge al termine per il sindaco Greco dopo 2 mandati e in vista delle prossime elezioni non è mancato un monito a chi si mostra interessato alle sorti del paese soltanto a ridosso delle scadenze elettorali. Chi mi ha preceduto poteva e doveva avere una sensibilità probabilmente più forte della mia, perché io ho ereditato una guardia medica che per accedere bisognava fare una scala i cui gradini presentavano un'alzata mediamente di 30 centimetri. Questo significa che persino un ragazzo di 20 anni, se voleva controllare la propria pressione, doveva poi riposarsi minimo mezz'ora per avere un riscontro obiettivo della misurazione. Per banalizzare. Ma la cosa più importante è che nessun anziano poteva accedere a quella vecchia guardia medica. Anche questo, voglio dire, nasce da che cosa? Da chi amministratore vive il paese, vive dentro il paese, vive il territorio. E cerchiamo di evitare di chi si trova fuori e poi puntualmente pretende di dare indicazioni e direttive che sono esclusivamente di carattere temporaneo e momentaneo, legato a un'attività politica che diventa aleatoria.